Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi parliamo di una solo che ha fatto la storia della musica rock ed è il solo principale di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. Voglio ringraziare un mio iscritto perché mi ha fatto notare che su YouTube non è facile trovare, o forse addirittura neanche non c'è, un tutorial in lingua italiana proprio per questo solo, quello principale. Ho deciso quindi di occuparmene molto volentieri e spero di esservi d'aiuto. E dividerò il lavoro in due video, quindi oggi ci occupiamo della prima metà dell'assolo, che è la parte, diciamo, quella un po' più semplice. E tuttavia voglio in qualche modo avvisarvi, diciamo, nel senso che questo assolo non è per principianti. Nello specifico richiede una buona conoscenza di alcune cose di base, come la plettrata alternata, i bending e l'utilizzo della scala minore naturale, la minore armonica e la nostra amata pentatonica. Durante il corso del video, in entrambe le puntate, avrete a disposizione una tablatura in sovraimpressione, quindi tutto quello che suonerò in qualche modo lo visualizzerete sullo schermo del vostro dispositivo. E direi di non perdere altro tempo, incominciamo. Allora ragazzi, la prima sezione del solo è questa. Allora, la prima nota che dobbiamo andare a suonare è un bending sulla corda di Mi cantino al 17° tasto ed è un bending di un tono, quindi dobbiamo raggiungere il tasto 19. Dopodiché andiamo sul 15° tasto, sempre sul Mi cantino, e il 14°. Poi facciamo un pull off su questi due tasti, quindi dal 15° al 14°, e ci spostiamo sul 17° della corda di Si. Quindi. Dopodiché ripetiamo la stessa sequenza, ma aggiungiamo una nota al 16° tasto della corda di Si. Poi torniamo sul 17° tasto, sempre sulla corda di Si. E poi sul 14° tasto della corda di Mi cantino. Poi torniamo sulla corda di Si. Suoniamo un bending di un tono, quindi dal 15° tasto dobbiamo raggiungere il 17° e facciamo un release, quindi dal 15° al 17° e rilasciando torniamo al 15°. Poi 12° tasto, sempre corda di Si. Poi un altro full bend di un tono al 14° tasto della corda di Sol questa volta, sempre con release. Quindi come fare questa cosa praticamente? Col bending però. Poi 12°, 11°, poi un altro pull off e sul 12° della corda di Re uno slide al 14°. Quindi ripeto la sequenza fatta un po' lentamente, è questa. Allora ragazzi, la prossima sezione è questa qua. Allora, cominciamo a vedere anche questa nel dettaglio. Andiamo al tasto 11 della corda di Sol, poi 12° e 14°. Quindi questa sequenza. Poi ci spostiamo sul 13° della corda di Si
e sul dodicesimo della medesima. Quindi. E poi ci spostiamo al decimo della corda di Si. Adesso full bend, quindi di un tono dal tredicesimo della corda di Si a raggiungere il quindicesimo tasto. Poi due volte il dodicesimo tasto in sequenza. Poi un micro bending di mezzo tono, un semitono, sul dodicesimo, quindi lo portiamo al tredicesimo. Poi decimo tasto, sempre sulla corda di Si. E poi ci spostiamo al quindicesimo tasto della corda di Mi cantino e facciamo un bending sempre di un tono con release. Quindi la sezione completa, un po' più lenta. Ed eccoci a quella che per il video di oggi è l'ultima sezione. Dunque facciamo molta attenzione perché tutta questa sezione è ricca di bending di un semitono che sono molto delicati e facili da sbagliare. Il primo infatti lo troviamo all'undicesimo tasto della corda di Sol ed è un bending con release, quindi. Poi ci spostiamo sul tasto 9 della stessa corda e lo suoniamo per due volte. Ripetiamo la sequenza. Dopodiché ci spostiamo al tasto 8 e facciamo un bending sempre di un semitono. E suoniamo il tasto 8 poi. Da qui facciamo uno slide sempre dal tasto 8 all'undicesimo. Poi dall'undicesimo di nuovo bending di un semitono con release. E tasto 9. Dopodiché sulla stessa corda andiamo al tasto numero 4. Bending di un semitono sempre con release. Poi ci spostiamo sul quinto. E dal quinto di nuovo facciamo uno slide al nono tasto. Dopodiché ripetiamo un bending di un semitono all'undicesimo tasto con release. E di nuovo due volte sul nono. Sull'ottavo sempre bending di un semitono. E suoniamo l'ottavo. Slide verso l'undicesimo. E qui facciamo un bending, questa volta di un tono, dal nono tasto a raggiungere l'undicesimo. E questa era l'ultima sezione, adesso come per tutte le altre la risuono un po' più lentamente. Bene ragazzi, per oggi abbiamo veramente finito, ci tenevo a dirvi che questo solo io l'ho interpretato a modo mio, quindi non l'ho suonato pari pari esattamente come fa Slash e in questo tutorial ve lo sto insegnando proprio così come lo eseguo io. Quindi, come vi dicevo, nella prossima parte vedremo tutta la sezione, quella più veloce, un po' più tecnica, compresa la parte del wah-wah. Niente, nel frattempo vi ringrazio, se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividetelo, fatene ciò che ne volete, ma fatene del bene, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima.